Emma, ma secondo te, Emma, fra 100 anni, no? Ci saremo scannati tutti quanti l'uno con l'altro oppure il mondo sarà migliore? Ma questo non lo so, poi dipende anche quanto ci impegniamo per renderlo migliore, non è così automatico, eh? C'è un destino rispetto al... c'è anche il destino. Ma... cioè bisogna impegnarsi come? Ma ci sono molti modi, i ragazzi per esempio evitando di sputare, per esempio. Ma intanto un po' di buona educazione, mia mamma diceva che la buona educazione è rivoluzionaria, non usa molto di questi tempi, ma... i ragazzi potrebbero studiare un po' di più. Ti posso dire una cosa? Lo sai che sei proprio bella con sto velo? Ti sta proprio bene? Ah sì? Sì. Beh, sono, è più comoda della parrucca. E poi la parrucca mi prudeva. Vabbè, niente parrucca. Senti, no. A proposito di questo, tu come stai? Ma credo ne sono quasi fuori. Veramente? Ah, brava. C'ho ancora adesso delle verifiche. Stai quasi fuori dal tunnel. Ma credo che questo antipaticissimo signore denominato tumore è anche molto maleducato, perché io non è che l'avessi invitato a abitare con me. Si è presentato così a rompere le palle automaticamente. Si è presentato, ma credo se ne sia anche, se ho capito bene, se n'è anche andato. Anche se questo è un tipo di malattia, mi dice i miei medici, che da cui non si guarisce, ci si impara a convivere. Se tu dovessi dire una cosa a una persona che è sconosciuta, che sta in una periferia italiana, in una casetta abbandonata, lontano da tutti quanti, e che scopre di avere il cancro, si può dire questa parola? Perché poi ci si gira intorno, si chiama cancro, no? Ecco, cosa gli diresti? Diglielo lì in camera. No, non è che posso mettermi al suo posto, sarebbe ipocrita se io facessi questo gioco. Però dalle un consiglio. Voglio solamente dire che una delle spinte è non arrendersi, non identificatevi con il cancro. Voi tutti siete molto di più, siete padri, madri, figli, siete persone, avete dei sogni, delle passioni. Insomma, non vi lasciate identificare con questo signore maleducato. È sempre un ciclope, grazie Emma.